Allora, ragazzi, parliamo un po' della Bloodline. Diciamo, la storia relativa alla Bloodline si è articolata, come sappiamo, sia su SmackDown che su Raw. Quindi andiamo un attimo in ordine cronologico, poi Emma andiamo a braccio, nel senso quello che ci va di dire, diciamo. Allora, la puntata di SmackDown, esatto, si apre appunto con un promo della Bloodline 2.0, con Solo Sikoa che prende la parola, con i suoi soliti proclami, che non sto qui a ripetere, del siamo più forti, della Bloodline originaria e via discorrendo. La cosa appunto più importante, che mi ha anche un po' preso, diciamo, colto di sorpresa, è che appunto il suo promo viene interrotto appunto proprio da Jay, che da Raw appunto va a SmackDown per confrontarsi, diciamo, proprio con il fratello. Diciamo, i temi toccati sono stati diversi, nel senso che qui ci mostra come Jay, nonostante tutto, dichiara ancora di voler bene in un certo senso al fratello, ma che comunque non condivide le modalità e non condivide, diciamo, il modo in cui, passatemi il termine, ha preso il potere. Perché comunque la collana è un qualcosa che si guadagna, che non si ruba, e inoltre che lui, appunto, ora che stava da solo, era riuscito a diventare appunto campione, in un certo senso intercontinentale, e soprattutto non giustifica a solo come lui abbia portato a questa divisione interna alla famiglia. Solo taglia corto e dice: guarda, i problemi si possono risolvere, basta che mi riconosci come capo tribù. Cosa che appunto non accade. Ma secondo me in questo promo sono state dette due cose molto rilevanti. La prima cosa che tutti appunto sicuramente hanno sentito, dove Jay in un certo senso va a minacciare velatamente solo, dove dice la prossima volta che ci vedremo sarà diverso, quindi ci sarà un conflitto. Ma la cosa che secondo me è più importante, dice, io veramente mi auguro con tutto il cuore che quel filone narrativo lo portino avanti, e lo ha detto in un momento in cui Jay parlava veloce, anche un po' nel suo slang, rivolgendosi a Solo, dice: hai portato Tama, hai portato Tonga, dico, hai portato persino Jacob Fatu. Dice, all'epoca c'era stato un motivo per cui, c'era stato un motivo per cui noi l'avevamo tenuto lontano da noi. E non dice null'altro. Secondo me va ad aggiungere un ingrediente di narrativa al momento secondario, ma che potrebbe anche diventare uno dei primari di grande portata. Qual è il motivo per cui all'epoca Roman e Con non l'hanno coinvolto? Oggi noi vediamo che è un wrestler devastante, con una personalità devastante. Quali erano stati i problemi caratteriali? Era più vicino magari a qualche altro membro della famiglia tipo The Rock che poteva osteggiare il capo tribù? Che cosa significa? Ad oggi non sappiamo nulla. La puntata appunto continua nel main event con un promo, diciamo, di Roman Reigns, il quale si trova a dover riconoscere come capo tribù Solo Sikoa, non lo fa, e quindi viene nuovamente appunto malmenato Roman Reigns insieme appunto proprio a Jay, e quindi ancora una volta c'è il problema che hanno bisogno di aiuto. Aiuto da chi dovrebbe venire? Da Jay, il quale nella puntata appunto di Raw ha avuto lo scontro con Bron Breakker per difendere il titolo intercontinentale, ma ahinoi, a causa dell'intromissione di Solo Sikoa e Co. nel match, l'esito del match è stato questo qui. Bron Breakker, nuovo campione intercontinentale dopo 28 giorni, Jey Uso perde il titolo e in qualche modo, in un certo senso, ci stiamo andando a incanalare, scusate, verso quel seminato che avevamo già intravisto, ovvero delle series con Jay che torna dal fratello e dal cugino, che pur rimarrebbero nonostante tutto in inferiorità numerica. Quindi, Ragazzi, mi sentite? sì, ti sentiamo, Marco. Scusatemi, ho avuto un problema, credo, solo con la webcam che mi si Sì, è ti sentiamo, disattivata. sei l'identità invisibile. Esatto. Un po' come Goldberg.
Vai sereno. Detto questo, che cosa? Nulla. Vabbè, Finn dice bravo, che unisci proprio di SmackDown in quella Raw, inevitabile, Finn, fondamentale per chi magari non ha seguito la cronologia e le cose. Per me è stato come vedere un unico segmento, match, angle, è stato secondo me tanta roba. Non posso darti torto, perché anche per me, che comunque devo andare a riassumere questi segmenti, ogni tanto è un po' difficile perché in ogni puntata, per esempio, c'hai due o tre segmenti e ce ne sono tanti. Ad esempio, ho dimenticato di menzionare il segmento a SmackDown nel backstage tra Jimmy, Jay e Roman, dove lì, appunto, in un certo senso, Jay va a riconfermare a Roman per il momento che non vuole rientrare a far parte, diciamo, di questa questione e di spalleggiare. Mentre apparentemente sembra che il rapporto col fratello Jimmy si sia risanato. Manu, vai a ruota libera, dimmi un po' tutto, tanto qua di roba ce n'è un botto, quindi vai proprio sereno. Allora, ragazzi, io sto avendo un attimo problemi con i device, tipo non mi funziona più il mouse, la tastiera, quindi Tu c'ho devi un attimo. solo parlare, se parli è tutto ok. No, era per dirvi che se mi avete visto fare movimenti strani e poco fighi, è per questo, ecco. Beh, dunque. Allora, la situazione Bloodline, secondo me, inizia ad essere carina perché magari l'hanno sistemata un po'. Nelle ultime settimane, vuoi per le vicende di Cody, per cercare disperatamente, e lo sottolineo, di dargli un po' di presa in più, hanno iniziato a scrivere meglio le puntate. Questo sì. Comunque vediamo una Bloodline che inizia a fare quello che avrebbe dovuto fare sin dalla prima puntata del loro debutto. Mi sto riferendo alla Bloodline 2.0. E quindi rendendo interessanti un po' le vicende. Io ho una grande paura che il titolo dato a Jey Uso fosse solo un titolo di, sto per dire una parola veramente estremamente dura, un contentino, dato in maniera comunque tardiva. Brachias, sei mutato. Scusa, ma facevo una battuta tipo Finn per allungare il brodo, il contentino. Esatto, un contentino che allunga il brodo, non per qualcosa, ma perché Jay questo titolo doveva vincerlo prima, quando era nel prime del suo hype, termini impropri buttati a caso, non adesso, non negli ultimi tempi, quando ormai sembrava comunque lontano, cioè il pubblico sempre che te lo acclama ed è bellissimo e non deve finirla mai. Però, cioè, ragazzi. Comunque stava un po' navigando nel buio, no? Brancolando nel buio. Comunque gli hanno dato sto titolo e il fatto che poi lo abbia perso dopo 28 giorni, secondo me, conferma che gliel'hanno dato giusto per fargli mettere sta cosa qua nel personale palmarès, anche come nota di merito, nel senso grazie, perché comunque hai fatto tanto, sei stato bravo, sei riuscito a emergere. Nonostante avessi un gemello molto simile, non solo fisicamente, ma anche comportamentalmente, quindi bravo, prenditi sto titolo, però adesso, tac, si punta su Bron Breakker. È quello che mi pare di notare, cioè l'avevano già cominciato a fare, poi Bron Breakker giustamente, organicamente ha perso qualche cosa, fatto sta che si è ripreso il titolo e Jay lo ha perso. Ora, questo inevitabilmente lo avvicina alle vicende della Bloodline perché non ha nemmeno più il titolo da difendere, quindi la scusa del lasciatemi stare, ho il mio percorso, voi fate i bambini, ste scenate così a me non piacciono, e ora dovrà occuparsi della Bloodline, quindi non ha più la scusa del titolo sulla spalla sinistra da difendere e sarà coinvolto. Quindi a me sta bene che Jay si occupi dei fatti della Bloodline. Ragazzi, chi più di lui dovrebbe farlo? Se ci ricordiamo quello che è successo durante il rito della sua iniziazione, come si dice? Iniziazione. Sì. E cavolo, è stata un'epopea, ragazzi, che io ancora ricordo. Io ho una memoria strabiliante
scarsa per quelli che sono i miei parametri, credo di averla piuttosto deficitaria, però quella cosa lì mi è rimasta impressa, e se mi rimane impressa vuol dire che mi ha colpito proprio tanto tanto. Quindi chi più di Jay ora deve occuparsi dei fatti della Bloodline? Nessuno, ma nemmeno Roman, forse più lui che Roman. Va bene, va tutto bene. Il titolo, insomma, mi sembra una piccola presa in giro, ma proprio se vado a guardare il pelo nell'uovo, ecco, se mi fisso sui dettagli, se no, alla fine dei conti, che lo abbia riconquistato Bron Breakker è anche giusto, narrativamente non fa una piega, e va bene. Per quanto riguarda... Scusa, Manu, volevo ringraziare Fabio Skidragon che ha regalato un abbonamento ad Alex Big Alex, mentre una cosa, grazie mille, una cosa che mi volevo collegare a te, inerentemente al titolo di James, posso essere d'accordo che era giusto, era sbagliato lasciare levare il titolo, però narrativamente non fa una piega, ed era anche, c'era anche da aspettarselo dopo il promo che hanno avuto proprio a SmackDown, di questa ripicca, di questa vendetta. Quindi su questo non possiamo dire niente dal punto di vista narrativo. Poi si può disquisire se avrebbe dovuto vincere il titolo mo, dopo, poi, prima. In dubbio è, secondo me, che un Jay che tira come tira mo, secondo me il più tifato in WWE in generale adesso, ai pari forse solo di Roman Reigns, ma forse Jay lo supera anche, 28 giorni secondo me sono oggettivamente un po' pochini. Vai, vai. È attivo l'audio? Mi sentite? Sì. Ah, ok, no, perché avevo dei problemi. Cioè, ho sempre dei problemi nella mia vita. Sì, anche per me è ragionevolmente poco, al di là della dietrologia che possiamo fare, se era giusto, era sbagliato, comunque... dai, ragazzi, sono pochi. Sono pochi per chiunque. Cioè, un conto è se sei Nicky Ash... E qua io chiedo di nuovo al Fiend di entrare. Un conto è se sei Nicky Ash che vinci cose a caso e poi te ne vai dopo, non lo so, 12 giorni, non so quanto è durato quell'abominio, quell'atrocità, quella volgarità, quelle cose truci che abbiamo visto. Un conto è se sei Jey Uso che, beh, ragazzi, hai un ruolo notevole in WWE. WWE, come l'ho detto? WWE. Molto texano, that's the bottom line, that's Stone Cold said so. Però dai, a parte le battute, credo che sia un po' esagerato. 28 giorni, potranno aspettare un pochettino di più. La Bloodline, ragazzi, io farei un sondaggio, se tu sei d'accordo, Brachias, su questi argomenti qua, sulla Bloodline, su Jey Uso, cioè se fosse giusto o meno che si occupasse della Bloodline. Non so come vuoi impostarla. Chi si occupasse della Bloodline? Jey Uso, perché per me è chiaro, per forza ora sarà chiamato in causa War Games, quello che è, comunque a fare la guerra finale, no? Come i due universi Marvel che sì, si scontrano, no? Te lo faccio. Prima di farlo volevo leggere qualche commento interessante. Sì. Uncle Svitellone diceva: io ho trovato tutta questa cosa assurda, togli la cintura di un giovane in rampa di lancio a Bron Breakker per darlo a chi lo meritava da tempo, Jay. Poi che fai dopo neanche un mese, lo ritogli all'attuale campione per ridarlo al vecchio. Se, grande se, Jay dovesse andare contro solo, lo fa esclusivamente per proprio conto, visto che i suoi motivi sono lontanissimi da quelli degli altri due. Poi abbiamo Fabio Vargio che dice: vero. La riconquista del titolo di Bron Breakker è un piano improvvisato solo perché il match per il titolo massimo non era disponibile. Oppure è stato un piano ben studiato per far felice tutti i coinvolti? Secondo me la perdita del titolo è puramente storyline, perché devono incenare la vendetta, passatemi il termine, della Bloodline dopo il confronto di SmackDown. Chi la fa, l'aspetti, e hanno voluto mostrare il loro potere. Tutto qui. Sì. Sì, anche secondo me. Seven Fiend: per me è tutto scritto. Dal giorno in cui Jay dice io senza di voi ho vinto, ecco che poi va faccia a faccia con Solo. Solo gliela fa pagare. Jay dovrà allearsi con Roman, ma non perché ha la stessa visione, ma solo perché
ora la cosa è diventata personale per lui, che ha perso quello che da solo era riuscito a conquistare. Vero fin quello che dici, ma indubbiamente questo poi ti porta a scivolare lentamente, dove Jay si avvicinerà appunto alla sua vecchia famiglia, non solo più per questo motivo, ma credo che poi vedremo proprio un allineamento, credo, non lo so, nelle intenzioni e diciamo nelle idee. Sebbene, Manu, ricordiamolo, Roman Reigns non è face. Aspetta, ricordami chi lo diceva. È una persona nota a questo canale. Aspetta, ma lo diceva Find? Lo diceva Find, non mi ricordo. Sì, lo diceva lui, Fra. Ah, ok. Allora, ragazzi, c'è da dire una cosa. Ho avviato il sondaggio di Emanuele, eh? Ho scritto il quando Seven Find, quando Seven Find diceva non è face, secondo me intendeva dire non vi aspettate il martire Roman Reigns che avete no, visto. No, disse attenzione che Roman ad oggi non ha fatto ancora nulla. Ah, ok. Per poterlo definire face. Vabbè, dai, sono i rischi che si corre quando si è possibilisti, insomma. E garantisti, certo. E garantisti, ecco. No, dai, però battute a parte, Seven Fiend è fantastico. E io devo dire una cosa, del suo approccio in video, appunto la purezza, perché tante volte, per il mio approccio, che sì, faccio ogni tanto le paternali, ragazzi, godiamocela perché è un mondo semplice, bambinesco e stupido, siamo sciocchini, uomini che combattono in mutande, comunque poi ci cado nei meandri della faziosità, ed è una cosa che io odio, la faziosità, ma ogni tanto ci cado, magari Seven Fiend no, e quindi questa cosa io gliela invidio perché preserva la sua gioia nella fruizione del prodotto. Io invece è come se mi autosabotassi a volte, ecco, sto usando questa live per fare introspezioni e psicanalisi che forse riguarda tutta la mia vita e non solo il wrestling, però a parte questo, ecco, al di là dello sfottò che ci prendiamo in giro consensualmente tutti quanti, è una particolarità di Seven Fiend che io amo, è il fatto di dire ragazzi calmi, aspettiamo, stiamo tranquillini, vediamo che vogliono fare, eccetera eccetera. Poi a volte lui ha ragione, a volte lui sbaglia, stessa cosa io, cioè ci mancherebbe, guardare con occhi troppo cinici una cosa coccolosa come la WWE credo sia sbagliato assolutamente, come guardarla in maniera troppo possibilista, cioè magari ti fa avere un po' l'effetto di prosciutto sugli occhi. Però dai, va bene comunque, i pareri sono belli perché sono vari. Sei mutato, Brachias, la devi smettere. Ma io ti voglio far ingrippare. Volevo dire, sei chiamato a un dovere. Grande ansia. Bellissima compagnia. Beh, grande. Detto così, grande ansia. Vabbè, io ce l'ho l'ansia ed è perenne e spesso dico, madonna mia che ansia tremenda, te prego. E mi capita spesso, quindi non è sbagliato. Comunque ragazzi, io credo che l'altro giorno mi sono in mente, nel frattempo Manu, il 63% vota che è giusto che Jay torni con Roman e Jimmy e il 38% la restante parte no. E quindi WWE ha fatto bene o non ha fatto bene a fargli perdere il titolo? Ma detto questo, l'altro giorno, mentre facevo tutt'altro nella mia vita... Ed è qui che sbagli. È qui che sbagli. No, che facevo? Il poleman della situazione. No, tu devi occuparti solo di wrestling. Ah, giusto. Scusami. Vabbè, detto questo, mi ricordo alcune dichiarazioni, praticamente tipo un anno fa, se non di più, che diede Paul Heyman in un'intervista e disse all'epoca,
ancora prima di The Rock, eccetera, mi disse: siamo solo al primo inning. Io, dopo WrestleMania, penso come la totalità di voi, sono rimasto stupito quando hanno rimesso in mezzo la storia della Bloodline rimodulata e che ora sta diventando nuovamente protagonista nella narrazione WWE. Quindi forse una sciocchezza non l'aveva detta, perché ormai sono ormai ci abbiamo per i 5 anni dal ritorno originario di Roman Reigns, su cui poi si è costruito tutto. Quindi, ragazzi, questa cosa qui, al di là, allora ci sono due cose che scrivono la storia. Uno, la Bloodline, che si sta avvicinando alla incidenza storica veramente di Vince McMahon contro Stone Cold. Cioè, la Bloodline, ragazzi, sta trainando tutto e siamo a 5 anni quasi di follia pura. Cioè, questa verrà consegnata veramente agli annali. E un altro evento storico, mi permetto di interromperti per una cosa che appena la senti mi dici hai fatto bene, è il fatto che solo Sikoa sta perdendo parecchia panza. Ora prosegui. Proseguo con un illo tempore di Seven Fiend in maniera... No! No! Ma come? No! No! A caso! No, comunque, raga, veramente... Io ho una storia così lunga, ma anche così dettagliata sotto certi punti di vista, penso che nel wrestling non l'abbia mai vista. Cioè, ricordo grandi storie, come per esempio l'Evolution, ricordo l'End of an Era, eccetera, eccetera, ma come profondità narrativa che ha avuto questa storia, io non ne ricordo. Quindi non è stata una storia lineare, semplice, prevedibile, che tu potevi addirittura stare uno step avanti all'attuale stato della storia. Per alcune parti c'è stata, come ad esempio Survivor Series, lo prediciamo da mesi, però così mai, vi dico la verità. Sono d'accordo, ovviamente ci sono stati dei momenti di stanca, dei momenti in cui dicevi vabbè, Madonna, che stanno facendo? Sì. Stanno allungando il brodo, ma sul serio, cioè delle cose un po' stucchevoli, evitabili, degli errorini narrativi che comunque in una storia che dura 3 anni, cioè lì mi sento di condonargli ogni tipo di momento di noia. Il problema è quando avvengono in regni o storie che hanno 6 mesi di vita, ma io non volevo ritornare sull'argomento, non volevo prendere in giro il biondo ossigenato con il sorriso menta dentro. No, non volevo, ragazzi. Dai, ultimamente non possiamo lamentarci. Ma grazie a Roman, grazie alla Bloodline. Eh sì. Però dai, ora lo vedremo un po' più spesso, diciamo, da solo, perché gli ha avviato questa faida con Orton, che io... dai, ora, al di là di chi ha causato la storia, ora siamo onesti intellettualmente, chiedevamo una storia per Cody, ora a prescindere da come ci è arrivata, ce l'abbiamo, e sì, finalmente ha qualcosa da dire, oltre al cane, alla mamma e all'autobus personalizzato. Quindi... insomma, la vedo così. Parole durissime. Cioè, è bello che tu vuoi fare il possibilista, ma non ce la fai. Ma tu mi credi? Io quando fu che io comprai il meet and greet a Monaco, io speravo che stava Cody Rhodes, così lo blastavo da vicino. Tipo, mi piaceva la foto. Secondo me gli tiravi uno schiaffo. Così. Ma io ne so, mi piaceva la foto vicino a lui, tipo con l'upload, il titolo così dell'upload. Un'umiliazione.